Io sono Martina e in questo video voglio parlarvi dei 7 modi per imparare l'inglese senza fare fatica, o meglio, senza studiare. Allora, io in questo canale parlo di tutto ciò che riguarda fare un anno all'estero, dato che l'anno prossimo andrò via in Canada. Quindi volevo parlare dei modi che io ho utilizzato per migliorare il mio inglese, per poi passare il colloquio, diciamo, linguistico, anche se è molto semplice, e il test d'ammissione nella scuola in cui voglio andare. Partiamo dal più semplice e arriviamo fino a quello un po' più complesso, diciamo. Il primo consiglio è impostare il cellulare o il computer in inglese. Può sembrare banale, ma in realtà può aiutare per imparare, non so, verbi e cose che prima erano in italiano, creare una nota, oppure i vari suggerimenti, il fatto che bisogna mettere un cellulare in carica perché è scarico, oppure tutti i nomi delle impostazioni e certe cose che possono comunque essere utili, e diciamo che a lungo andare, diciamo, fa effetto. Vabbè, questo era il primo, molto semplice. Il secondo è guardare i video... Ho sbagliato l'ordine. Questo non è il meno semplice. Ce n'è ancora uno più semplice? No. Il secondo modo, che secondo me è molto utile, è ascoltare canzoni in inglese e leggere il lyrics e impararlo. Può sembrare banale anche questo, ma in realtà imparare delle canzoni con le parole, cosa che a me non succede spesso, cioè io molte volte canto a caso, è utile perché si associa, diciamo, alla pronuncia della canzone una parola. In effetti, secondo me, imparare una lingua è, diciamo, una cosa che si basa soltanto sulle associazioni, no? Del tipo, imparare una parola inserita in una frase, in un contesto, serve per memorizzarla meglio. Quindi se per caso voi leggete lyrics, scoprite che certe parole, perché le canzoni comunque sono semplici, non sono molto complesse, una certa parola che ha un certo significato ed è anche comune, associata alla pronuncia della canzone, poi magari andate a vedere come si pronuncia meglio, perché comunque anche nelle canzoni non sono perfette, può essere utile. Poi vediamo, il terzo consiglio è seguire youtuber inglesi o americane, o comunque beh, che parlano in inglese, e può essere utile perché sono molto colloquiali, parlano come se parlassero a un'amica o a un amico, quindi alla fine ascoltare delle persone che parlano un inglese che serve a voi, cioè a me non è che serve come spiegare, come intonacare una casa, cioè a me interessa parlare di una cosa semplice, cioè di saper mantenere una conversazione con qualcuno che sappia l'inglese. Può essere utile vedere dei video così, perché si guardano cose che sono interessanti, che ci interessano, e si può ampliare il nostro vocabolario sulle cose che ci interessano e di cui in genere tendiamo a parlare. Anche per questo è un metodo utile, perché è molto interessante e è una cosa che viene naturale, almeno io molte volte guardo video in inglese perché non trovo niente di interessante in italiano, e quindi mi aiuta anche, diciamo. Poi il quarto step, che secondo me è utile perché alla fine sono consigli che tutti insieme servono, cioè presi singolarmente magari non è che fanno particolarmente effetto, ma tutti insieme veramente contribuiscono a migliorare l'inglese o almeno la pronuncia. Sempre riguardante l'ambito video e cinema, secondo me guardare i film con i sottotitoli è molto utile perché si associa alla parola scritta la pronuncia. Come una canzone, alla fine, come un video con i sottotitoli, ora che su YouTube ci sono, sia con quelli italiani che con quelli in inglese. Personalmente penso che quelli italiani distraggano. Le parole in italiano io tendo a leggerle più che ascoltare, no? Quindi, se si riesce a fare lo step successivo e quindi impostare in inglese, perché effettivamente si ha un inglese un po' più, diciamo, consolidato, è meglio, perché leggere la parola e associarla alla pronuncia è utile, perché a volte magari capita di leggere e inventarsi una pronuncia e poi scoprire dopo tempo che in realtà quella era cannata e in realtà era in un altro modo, no? Quindi secondo me utilizzare i sottotitoli mentre si vedono i film è utile anche per associare, appunto, come il discorso che facevo prima delle associazioni. Poi un altro consiglio è legato a un'applicazione che utilizza mia mamma, che è Duolingo, e serve per imparare l'inglese ma anche un'altra qualsiasi lingua, e infatti c'è, cioè, questo discorso applicabile a qualsiasi lingua, cioè non soltanto l'inglese ovviamente, però io vado in Canada, ve lo parlate l'inglese, cioè io uso l'inglese, però se volete imparare il portoghese o lo spagnolo,
spagnolo potete usare tutti gli stessi metodi. Ah, e quindi Duolingo è molto utile perché insegna in modo molto semplice, dalle basi fino alle cose più complesse. È gratuita e penso che ci sia anche la versione a pagamento. Comunque mi ricordo che c'era un'altra applicazione simile che però non mi viene in mente in realtà, e nel caso mi ricordo che la scrivo qui. E poi vediamo, ecco, si arriva alla cosa che ho utilizzato io negli ultimi 2 anni, che è iTalki. iTalki è la piattaforma che si trova su internet che permette di mettere in contatto studenti e alunni. Ovviamente si può fare con tutte le lingue e in questo modo da studente si va a cercare un insegnante in base a quello che si vuole imparare e in base a tutti i target che scegliete voi. Per esempio io ho scelto delle ragazze tra i 20 e i 25 anni che parlassero l'inglese e un inglese colloquiale, non diciamo specifico, perché c'è anche grammatica, reading, listening, inglese aziendale, vari tipi di inglese che sono comunque utili, però a me interessava di più l'aspetto colloquiale e diciamo utile per mantenere una conversazione con qualcuno in inglese. Poi è molto utile perché si può scegliere effettivamente, io non ce la faccio, io in ogni video ripeto una parola all'infinito, ma perché? Meno male che è sempre diversa, almeno varia, no? Questa volta è utile, io avevo predetto nello scorso video in praticamente, e invece no, è stato utile, vabbè, comunque. Molto utile usare i talki perché si può mettere in contatto con delle persone in base a quello che volete voi, maschi, femmine, giovani, anziani, quello che volete. E io ho parlato in quest'ultimo anno con una ragazza che si chiama Anna, che è di Toronto ma abita ai Caraibi, parla 5 lingue, cioè incredibile davvero. Ecco, potete anche scegliere un insegnante che parla, magari che magari la lingua inglese ma parla anche in italiano, che è quello che ho fatto io l'anno scorso, e in questo modo io le parlavo in inglese, quando non mi venivano le parole mi diceva come vuoi dire in italiano, le parlavo in italiano e mi diceva ok, si dice, e me lo dirò. Anna è molto simpatica e tra l'altro mi ha detto che lei sarà a Toronto ad agosto e quindi quando io andrò la vedrò, mi porterà in giro e sono troppo entusiasta di questa cosa, conoscerla dal vivo sarà tipo stranissimo. Comunque voi prenotate le lezioni in base ai vostri orari, ai momenti della settimana in cui preferite, vi mettete d'accordo con le ragazze e mi sentite attraverso Skype e poi si paga attraverso l'applicazione. All'inizio potete fare mezz'ora di una lezione di prova e vedere se vi trovate bene, se vi trovate bene continuate, se no vi scegliete un'altra. Mi ricordo ancora la prima lezione che ho fatto 2 anni fa in cui ero troppo imbarazzata perché non ero abituata a fare Skype, no, con qualcuno, e quindi non lo so, poi parlare un'altra lingua, cioè davvero un po' ho preso confidenza. E quindi no, è stato davvero davvero bello. Infine, l'ultimo che è più laborioso, è fare viaggi studio. È una cosa che sicuramente conoscerete già e consiste nel andare a fare un paio di settimane in Inghilterra o in qualsiasi altra parte del mondo e fare un college. Quindi si fa lezione per metà giornata e l'altra metà giornata attività varie o giri nel posto in cui siete. Appena finito, spero di aver fatto una roba decente, però ovviamente ci sono, no, non è mica non ho registrato.